Italia 2015 Special Edition. Fabio Russo continua a girare con il microfono e la telecamera di Vending TV attraverso i corridoi e gli stand per andare a documentare le novità presentate in questa edizione dell'anno dispari, e ci troviamo ora allo stand di TLT Head of Innovation insieme a Eugenio Scecca. Eugenio Scecca non è certamente un volto nuovo per gli amici di Vending TV. Lo scorso anno lo abbiamo intervistato con il primo modello, la prima versione della macchina che si trova alle nostre spalle. È una macchina estremamente interessante e ora siamo qui per presentare la versione 2.0, ma soprattutto il mercato. Eugenio, bentornato ai microfoni di VendingTV.it. Grazie. Scusandomi sempre per la voce, ma la fine della fiera è sempre così, il che vuol dire che va molto bene. Allora, è una macchina totalmente innovativa, in quanto, guardate, frozen drinks, se dovessimo tradurlo in italiano, tradurremo bevanda fredda. Bevanda fredda vuol dire un'aranciata, una Coca-Cola col ghiaccio. Non è così. Non si riesce a tradurlo in italiano, bisogna lasciare una dicotomia sua, di dove è nato. Cosa si intende per frozen drinks? Si intende tutto quello che viene fatto col ghiaccio, quindi frozen yogurt, frappè, smoothie, ice coffee, vanilla cookie e anche un qualcosa di casa nostra che sono le granite siciliane. Io mi permetto di schiacciare un... Sì, vai, 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 vai. Così nel frattempo, mentre tu spieghi, abbiamo la possibilità di prepararla. Ho fatto una serie di prodotti. Chiaro che una granita è ben diversa da un ice coffee. Dopo proviamo la granita. Che cosa varia? La consistenza del ghiaccio, quanta acqua sul ghiaccio, la cremosità e quant'altro. Punto forte di questa macchina è che io per ogni elemento, cioè per ogni erogazione, per ogni tipo di erogazione, posso scegliere tra questi elementi di cui ho parlato prima. Quindi creando l'ice coffee, che come tu vedrai giustamente è cremoso, la granita che invece è più acquosa, ghiacciosa e così via, no? Tutti gli elementi, tutti gli ingredienti in questo momento sono fatti nello stesso luogo in cui è preparata la macchina, cioè in Israele. Il motivo è molto semplice, perché gli ingredienti sono studiati e prefabbricati apposta per rendere il meglio su questa macchina. Stiamo studiando anche il fatto di poter produrre gli ingredienti anche in Italia per poi mandare su tutto il mercato mondiale, dove queste macchine sono già installate. Noi nel frattempo però, mentre tu parlavi, abbiamo schiacciato il pulsante, messo in funzione il sistema di preparazione e ora immagino avrà terminato il suo processo per poter essere finalmente consumato. Allora, aspetta che ti do il microfono. Come vedete è veramente un ice coffee, estremamente cremoso, a base di latte, di caffè e di ghiaccio, ma guardate la consistenza e la cremosità. Assaggialo, è molto buono. Che bontà. E allora questa è, vediamo se riusciamo a interpretare il gusto, il sapore, le emozioni sensoriali attraverso le quali siamo riusciti ad assaggiare. Intanto ti preparo una granita, che è tutta un'altra cosa. Ad esempio il lampone. Ma non posso sacrificarmi in continuo. Sacrifichi, fa bene. Il lampone, mentre noi parliamo, parte il lampone. Tenete conto che questo è un mercato totalmente nuovo, è una fetta, una nicchia di vending dove nessuno c'è ancora. Cioè è un'apparecchiatura questa che non è da installare come tradizionalmente si installa, cioè all'interno di uffici o quant'altro. Si deve installare in mense, dove c'è un circolo di almeno qualche centinaia di persone al giorno, per parlare dell'azienda. Però il suo vero luogo, se vogliamo, è la spiaggia, parchi di divertimento, acqua splash, campeggi, piscine. È una macchina che è vero che è stagionale, fino a un certo punto, perché si può fare anche il frozen yogurt, che va anche d'inverno. Chiaro che il picco va da aprile, maggio, settembre, ottobre, dipende dalla stagione e dall'altitudine del nostro paese. No? Oggi è esploso il caldo, oggi è 7 maggio, è esploso il caldo in tutta Italia. Ieri mi ha chiamato un piccolo operatore del sud Italia, mi ha detto qua abbiamo 40 gradi, dice sono appena uscito dalla spiaggia, ho delle postazioni sia nell'ospedale che anche sui moli delle spiagge, ho bisogno delle sue macchine. Doveva venire a trovarmi, non è potuto venire perché ce l'abbiamo fatto al telefono. Ti trattano un po' come un vigile del fuoco. Sì, devo fare il pompiere. Mio nipote infatti dice che lui farà il pompiere da grande, si vede che è nel sangue. Beh, è molto bello intervistare Eugenio perché
è molto simpatico, ha grande senso dell'umorismo, riusciamo a rendere gradevole ogni conversazione fatta davanti a una telecamera. Prego, prego, accomodati pure, fai come fossi a casa tua. Io non mi accomodo, bevi la granita. Di nuovo, eccolo. Allora, un attimo solo, proviamo mentre lascio a te il microfono nelle mie mani. È una vera granita, non ha niente a che vedere con quello che ho bevuto prima. Guardate. Accidenti. Accidenti. È una vera granita siciliana. La macchina ci mette meno di un minuto per la preparazione. La preparazione è all'istante con gli ingredienti che sono dentro nella macchina, che hanno una conservazione che va fino a un anno, quindi uno può farsi anche uno stock. E allora, Eugenio, io intanto lo lascio qui, me lo bevo con calma, tra poco, appena abbiamo terminato, io devo chiederti una cosa. Ci hai spiegato qual è il target di riferimento? Ci hai spiegato quali sono i modelli di business? Facciamo un velocissimo riepilogo. Quali sono le aspettative per la vendita di questa macchina di cui stiamo guardando ora il nuovo modello, quello 2.0? Allora, l'anno scorso abbiamo fatto un tentativo, l'abbiamo presentata, abbiamo avuto delle buone risposte. Quest'anno vogliamo entrare veramente sul mercato. Non sono in grado di dare i numeri in questo momento. È chiaro che il business qui si fa sia sulla vendita della macchina, ma soprattutto sugli ingredienti. Noi la macchina la possiamo vendere e dopo vendiamo gli ingredienti, oppure laddove si ritiene giusto il cliente, quello giusto, la diamo in comodato d'uso, dove ci preoccupiamo tutto noi della macchina, del mantenimento, pulizia, ingredienti, e rilasciamo al cliente, che ci deve dare solo lo spazio, l'acqua, la luce, una certa percentuale sul fatturato. Abbiamo fatto dei diversi business plan e si può vedere che la macchina, a seconda, però bastano quelle 20 o 30 erogazioni al giorno facilmente sostenibili in ambienti con 800.000 persone. Prima è passato un supermercato che ha dai 600 a 800 persone al giorno, bastano 30 erogazioni al giorno che la macchina in brevissimo tempo si ripaga totalmente. E allora, io a questo punto... Dovrei aggiungere anche una cosa sugli ingredienti. Non so quanti di voi lo sappiano, ma tutti gli ingredienti sono certificati kosher o kasher. Cosa vuol dire? Sono certificati secondo la regola della religione ebraica. Uno dice, ma non tutti siamo ebrei, ma questo è diventato ormai un marchio di qualità. Tutti i grandi nomi che ci sono qui a Food, a Tofood, hanno la certificazione kasher, perché vuol dire che è una certificazione che viene condotta per ogni elemento del composto del singolo ingrediente, iniziando la filiera da quando arriva, che so io, il primo chicco di qualcosa in fabbrica. Quindi quello che c'è scritto sull'etichetta è vero, ovviamente non c'è carne, è tutto vegetale, non è vegano perché c'è il latte, ma è perfettamente vegetale, quindi è vegetariano, diciamo, per vegetariano. Tu parlavi, spiegavi, io bevevo perché era buona, e quindi questo, diciamo, proprio a riprova del fatto che il prodotto vale la pena essere consumato. Benissimo, allora Eugenio, intanto grazie, salutiamo gli amici di vendintv.it dicendo che mi auguro l'anno prossimo di essere ancora qui con l'amico Fabio a dirvi i successi di questa macchina. Avrà certamente successo fra 12 mesi nell'edizione 2016 che probabilmente si terrà proprio qui nei padiglioni di Fiera Milano Ro. Spero anch'io di incontrarti e poter sentirti dire che successo che abbiamo avuto in questi 12 mesi. Complimenti comunque per l'innovazione, complimenti per l'evoluzione alla macchina 2.0. Eugenio, saluta gli amici di vendintv.it. Salute a tutti e ancora auguri a tutti e auguro successo a tutti quelli come me che stanno tentando in questo momento. E auguri a Vending TV. E auguri anche a Vending TV, che nel frattempo insieme al gruppo Vending News, vendingnews.it e Vending Newsletter rappresenta la proposta di informazione più completa al mondo per la distribuzione automatica. Noi però dobbiamo correre e per andare a carpire altre novità da documentare con la nostra telecamera e il nostro microfono. Ci vediamo prossimamente, noi ci vediamo tra poco, non andate via.